Lucio Accese per questa sesta del convegno, un miglio per anziani. 8 in prima, 4 in secondo, in 12 netto favorito Santiago B. Vincenzo D'Alessandro Junior, rientrato così così, ma questa è la corsa giusta che potrebbe metterlo in luce. Mezzo meccanico in movimento. 12 anziani sul miglio, sesta del convegno. Arretrato l'otto di Urbina Getti, imitata da Point Lavec Kampf, parte piano Sabo Joyeuse, via la macchina. Si lotta per il comando con proprio Santiago che argina Tatanka Cass che va dritto, poi Ravelbrook passa Tatanka Cass e così va al comando. Lancio in 13.3. E siamo al completamento della piegata con Santiago che si affaccia e probabilmente ci sarà un freeway per il targato B. Infatti Santiago sta già passando dopo 400 in 29.5. Santiago B al comando, rimane nasino al vento, Urbina Jet, pedinata da Point Lavec Kampf e Sabo Joyeuse. Si completano i 600 in 45.5 e i cavalli affrontano la penultima curva. Santiago sta graduando dopo lo scambio, si fa per dire, con l'avversario e completa mezzo miglio iniziale in un comodo 1.16, 16.1 di frazione. Cavalli sul penultimo rettilineo con Urbina sempre al salchi di Santiago B, che ora lo fa accelerare. 16.7 il chilometro, 15.1 di frazione, 500 alla meta. Tatanka è di dentro è anche Ravelbrook, 400 conclusivi, 15.1.31.7, tre quarti di miglio. Si fa notare Sabo Joyeuse, trova un po' di traffico, mentre Santiago sembra controllare the situation. Retta d'arrivo con Santiago che allunga dopo lo stop and go. Santiago in chiaro vantaggio, trova Tatanka Cass, ma il palo si avvicina, cost to cost di Santiago su Tatanka, terzo e numero 4 di Sabo Joyeuse. Perfetto Vincenzo D'Alessandro Junior in questo wire to wire, o se volete chiamarlo cost to cost, per il declassato Santiago B. Va al comando, riesce a fare anche un po' di stop and go e addirittura bye bye agli avversari. 2-1-3, 1-15-8 totalizzatore, ha chiuso bene, 2-12, niente male per il declassato Santiago targato B. Linea allo studio.